Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel canale, io sono Tia e siamo qui oggi con questo nuovissimo video. Oggi vi porto un primo speciale per i 5.000 iscritti, di cui vi ringrazio tantissimo, anche perché siamo arrivati ormai a 7.500 nel momento in cui sto registrando questo video, ma dettagli. Vi chiedo quindi per questo mini speciale di arrivare almeno a 250 mi piace, confido in voi. Comunque, visto che effettivamente non sapevo e non so tuttora cosa portare come speciale effettivo, ho deciso quantomeno di ringraziarvi con questo primo video. Inoltre, se avete suggerimenti sullo speciale che non includono l'uso di webcam perché non ce l'ho, lasciatemi iscritti qua sotto nei commenti. Detto questo, oggi parliamo dei miei personaggi preferiti degli anime, quindi buona visione. La prima grande premessa è che ovviamente sarà una top di tipo personale e pertanto le posizioni saranno date dai miei gusti personali. Pertanto vi invito a farmi sapere la vostra classifica qua sotto nei commenti. Inoltre è una domanda che mi fate anche molto spesso e per cui ho deciso di rispondere proprio con un video intero. Al decimo posto troviamo in realtà una posizione extra, una posizione sperimentale e che ancora mi deve dare delle prove effettivamente. Ho voluto però inserire questo personaggio dato che in praticamente un episodio ha attirato tantissimo la mia attenzione, come forse nessun altro personaggio aveva mai fatto fino ad ora tra l'altro. Sto parlando di Mordred di Fate Apocrypha. Come detto, per ora fa la sua comparsa per un paio di episodi massimo, ma il carattere e il modo figo in cui combatte mi hanno fatto mettere questa ragazza in decima posizione senza proprio alcun dubbio. Inoltre fatemi sapere chi di voi segue Fate Apocrypha qua sotto con un commento. Al nono posto ho deciso di inserire Serena. Non potevo non inserirla dato che ha cambiato quello che è l'anime che seguo da più tempo, ovvero Pokémon. Non è sicuramente al livello delle altre per storia e caratterizzazione, ma non potevo assolutamente escluderla da una top di questo tipo. All'ottavo posto ho inserito l'unico personaggio di Sao presente nella classifica. Non vogliatemene, ma l'unica che ha attirato veramente la mia attenzione al livello degli altri personaggi presenti in questa classifica è Yuki. Come detto anche nel video dedicato a lei, ho adorato tantissimo la sua storia e il livello di maturità che ha portato nel finale di stagione, e per cui eccola qui presente nella classifica di oggi. Al settimo posto ho inserito un personaggio che ho adorato parecchio, ovvero Hisoka di Hunter x Hunter. Fin dalla sua prima apparizione penso che abbia attirato l'attenzione di tutto il pubblico, addirittura più di Gon. Inoltre adoro tantissimo proprio il suo essere psicopatico e il suo giocare con le persone in modo cattivo, è troppo bello come personaggio. Al sesto posto troviamo Rem di ReZero. Lei è sicuramente il personaggio che ho più adorato di questo anime, soprattutto nella forma demone. Cioè, Rem forma demone è troppo cazzuta. Voglio dire, una tipa con i capelli blu, vestita da maid che gira con una palla chiodata. Cosa si può volere di più dalla vita? Tralasciando le cavolate, gli altri personaggi di ReZero non mi hanno stupito più di tanto, mentre Rem ha saputo farlo, quindi eccola qui nella classifica odierna. Al quinto posto troviamo Kurumi di Data Live. Al contrario delle altre posizioni della classifica dove ho inserito personaggi tenendo conto anche del loro carattere, Kurumi l'ho inserita solo ed esclusivamente perché è la ragazza degli anime con il design che preferisco. Ha un disegno veramente spettacolare a mio parere e anche il suo potere è magnifico. Voglio dire, risulta praticamente immortale ed è pure psicopatica quasi ai livelli di Hisoka. Insomma, un personaggio perfetto, oserei dire. Al quarto posto ho inserito Levi di Attacco dei Giganti. Penso che su questo personaggio non ci sia neanche da commentare. Soprattutto se avete letto il manga sapete quanto questo ragazzo diventi sempre più epico con il passare dei capitoli. Insomma, Levi non poteva di sicuro mancare in questa classifica dato che è un personaggio che personalmente adoro tantissimo. Vorrei dire altre mille cose ma incorrerei in spoiler su Out e quindi evito. Sul gradino più basso del podio troviamo Gilgamesh della saga Fate, in particolare quello di Fate Stay Night. Questo è uno di quei personaggi che ho sempre adorato fin dalla sua prima apparizione, stronzo ed eccentrico quanto serve per avere una delle personalità più fighe di questa classifica. Inoltre il suo potere, vabbè, è qualcosa di fighissimo. Essendo il re di Uruk, possiede tutti i tesori del mondo e può scagliarli a una velocità assurda tramite il Gate of Babylon, e possiede oltretutto le catene celesti, in grado di intrappolare anche una divinità. Insomma, un ragazzo decisamente pericoloso e tra i più forti in assoluto. La medaglia d'argento se la giudica Mikasa. Out è sicuramente uno degli anime più belli che io abbia mai visto, e la ragazza si è presa di prepotenza uno dei posti più alti in questa classifica fin dalla prima volta in cui è apparsa nella serie. Inoltre, leggendo il manga, diventa un personaggio ancora più figo di quanto già non lo sia. Anche su di lei non mi sento di aggiungere altro, uno perché incorrerei in ulteriori spoiler, due perché penso che quasi tutti la conoscano e sappiano il suo valore.
Questa classifica personale la vince un personaggio della mia saga preferita, ovvero quella di Fate. Sto ovviamente parlando di Saber, a.k.a. Erhartu. Partendo dal presupposto che fin da piccolo ho sempre avuto un interesse elevatissimo per il medioevo e per i re più potenti, ritrovarmi in un anime Erhartu in persona e con Excalibur a sua disposizione, beh, mi ha lasciato decisamente senza parole. Per cui Saber è sempre stato ed è tuttora il mio personaggio preferito degli anime. In particolare adoro la sua caratterizzazione e il concetto di Erhartu femmina. Poi vabbè, Excalibur resta una delle spade più belle e forti di sempre. Beh ragazzi, per questo piccolo speciale, per i 5.000 iscritti, che ormai sono tipo 7.500, è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fatemelo sapere con un bel mi piace. Inoltre lasciatemi qua sotto nei commenti la vostra personale top 5. E consigliatemi magari quale altro speciale per i 5, 6, 7k fare. Un saluto da Tia, ciao!